D'accordo, e registriamo. Il campionato del mondo di rally ha di recente accresciuto la sua popolarità fino a diventare lo sport televisivo numero uno al mondo. È con noi il direttore sportivo Cesare Fiorio. Il rally è come una guerra e io sono il comandante di un'armata. Walter. Cesare. Quest'anno hai una macchina competitiva. Sì, una macchina incredibile. Motore centrale, macchina leggera. Abbiamo usato materiali speciali. Quattro ruote motrici? No. Due ruote motrici. Quelli non li batti con un'auto normale. Sì, invece. Se la guidi tu. Dammi un buon motivo per cui dovrei accettare. Perché siamo quelli sfavoriti. Ciao, Cesare. Cesare pensa di sfidarci senza le quattro ruote motrici. È più buono col ghiaccio, non credi? Vi presento la nuova Lancia 037. Pensi sempre che i tedeschi siano solo tecnologia e organizzazione, però non credere a tutti i luoghi comuni, Fiorio. Il rally è uno sport pericoloso. C'è qualcosa che la spaventa? Una cosa. Perdere. Dobbiamo affrontare la seconda prova alla Toscana. Al lavoro. Con quella macchina non vincerai mai contro di me. Perché i piloti rischiano la vita così? Porta, ha avuto un incidente! La macchina ha preso fuoco! La morte ha paura di tutti quelli che la inseguono. Il mio lavoro è vincere. Farò solo 6 gare, prendere o lasciare. Lancia e Audi si giocano tutto in quest'ultima prova. Walter, devi recuperare 10 secondi. Ora mai più. Spingi, spingi, spingi. Tutto bene? Sto solo pensando. E a che cosa? A vincere.